È una bicicletta con il motore di un jet dell'aviazione. Devo stare attento appena apro perché, cioè, è un mostro. La chiamano The Beast, mica per niente. Quindi ti fidi, me la fai provare? Magari portamelo su tutto il gradino, però. No, ti lascio il gradino apposta. Il gradino lo vedo male, perché... Non ti riesci a salire. E tipo il 790. Vabbè, la chiave non te la lascio, perché tanto va senza chiave. Amore, guarda, non voglio diventare vedova un'altra volta, eh. Amore. Sì, lascia stare solo che la spia pressione alta adesso. Ma è in folle. Sì, è in folle. Elettronico senza ride che è scalato. Ecco, adesso sono un po' in difficoltà. Bene, fans, sono sul 1290. Ho un po' paura. Ok, questo è un mostro. Signora che si ferma in curva con la porta aperta, tutto bene. 177 cavalli all'albero. Questo è anche lo scarico. Gli specchietti sono là sotto, non si vede una cippa lippa. Magari sono io che sono nella posizione sbagliata, ma... Ah no, se tipo fai così ci vedi, incredibile. Però non sono abituato. Ha tutti i controlli possibili e immaginabili del mondo, quindi in teoria dovrebbe impedirmi di morire. Magari evito ad aprire tutto perché 177 cavalli qua mi sturano l'anima. Considerando che al massimo ho provato a guidarne 115 e che la nostra ne ha 50. L'impostazione è bella cazzuta, eh. È bella caricata in avanti, nessuna chiave, allarme, sì, indietro, ok. Va senza chiave, non ho capito come, quindi è meglio non farla spegnere prima che non si riaccende più. E diciamo che è un po' altina, faccio leggermente fatica a toccare, ma questo è il problema delle mie gambe che sono corte. Tornante, piano, prima che gliela sgarruppiamo. Mamma, che scoppiettini! Che scoppiettini eccitanti! Ferno dietro inesistente, come su tutte le moto. Diciamo che forse non è la strada proprio migliore per provare una moto con tutti sti cavalli. È una bicicletta con il motore di un jet dell'aviazione. Devo stare attento appena apro perché, cioè, è un mostro. La chiamano The Beast, mica per niente. Senti qua che borbottii. Sono abituato a guidare caricato in avanti, mi fanno già male le mani. Sarà che siamo in discesa? Sento già il manubrio dentro nei tendini della mano che mi sta dicendo: ti spacco tutte le mani prima che arrivi a casa. Non sono neanche abituato a un freno che frena. Appena tocco si ferma. Vorrei parlarvi tecnicamente della moto, ma non sono preparato. Vi dico solo le emozioni. Adesso apro un pochino. Tanto per le recensioni tecniche c'è moto.it, andate là, ve le guardate. Io vi racconto com'è da guidare, che è la cosa che mi piace di più. Madonna, che bestia! Che bestia! Sono curioso di provarla in salita per vedere come viene su. Che alla fine il problema altezza in realtà non è neanche così alta, eh. È solo un po' quando ci sali forse che devi abituarti al fatto che sia leggermente più alta di quella che guidi. Ma mentre vai, comodissimo. Cioè, oddio, comodissima. È bella rigida, eh. Comoda nel senso che non sono su male. È come il 790. Cioè, sono moto create proprio sul pilota. Ma cos'è? Ma è legale per andare su strada sta roba? Penso di aver girato l'acceleratore del 25%, tra l'altro. Mi manca il restante 75% e ho paura ad aprirlo tutto. La moto me l'ha prestata gentilmente Manuel. Ha fatto un po' di ironia sul fatto che facessi fatica a toccarci. Magari in un'altra vita eravate bassi anche voi. Mamma mia, mamma mia, voglio farmi un pezzettino di rettilineo. Il cambio elettronico, mamma mia. Adesso faccio inversione e gliela riporto perché altrimenti ci vado fino a casa con questa. Beh, comunque è un mostro.
è un mostro. Questo è un mostro di coppia, cioè a qualunque regime apri ti spara via. Non c'è un regime morto tipo i bassi che magari le sportive soffrono. Qui c'è coppia dall'inizio del contagiri fino alla fine. Soffro io un po' il peso della moto sulle curve strette perché non sono abituato. Però in montagna questa qua è totale. Cioè se vi piace fare i passi e volete tanta coppia fin da subito, senza rinunciare alla cavalleria, questa qua è la moto per voi. Se avete un bel conto in banca però. Dovete avere un bel conto in banca perché costa sui 16.000 euro. Euro più euro meno in base agli accessori, però la cifra più o meno è quella. Ogni volta che apro mi fa uscire il sorriso. Un sorriso misto paura di morte. Però mi fa uscire il sorriso. Ha lo stesso problema che anche la nostra. Ha il display molto in piano e quindi spessissimo quando ci batte la luce del sole ti finisce nella retina e ho appena guardato mentre c'era il riflesso del sole, ho perso la vista. Detto questo, il display digitale si vede benissimo anche con tanta luce. Adesso la riportiamo al proprietario. Prima in un cambio di direzione ho accelerato, mi si è un po' alzata la ruota. Che bestia. Sono andato giù fino alla fine. Poi ho detto faccio inversione, gliela riporto, se no la porto a casa. E tanta roba. Spettacolare. Vabbè, aspetta, 190. Non c'entra un c***o. No. A parte la cilindrata, la coppia e tutto, proprio anche come ciclistica non c'entra niente. Poi non trasuda l'olio, è un'altra moto. Ciao fans. Ciao fans. Abbiamo interrotto la vostra visione del test ride del 1290 per dirvi alcune cose. La prima è che in realtà avevo filmato molto di più, ma poi a un certo punto ho preso in pieno, in mezzo all'obiettivo, una mosca e ho dovuto lasciare per forza alcune parti, tipo un minuto alla fine del video. Siccome faceva abbastanza schifo vedere le ali della mosca tutte spiaccicate che svolazzavano, dai quanto fa schifo, ho dovuto tagliare un sacco il video e purtroppo è venuto molto corto. Dicevo altre cose poco interessanti ma molto divertenti sulla moto e ho dovuto salvarle. E quindi è venuto 6 minuti scarsi e invito Manuel a riprestarmela per fare un test ride fatto meglio con più tempo, perché lì eravamo un po' tirati visto che c'era l'aperitivo in ballo, dovevamo provare altre moto e quindi è stato fatto un po' frettolosamente e niente, quindi Manuel riprestici il 1290. L'altra cosa è che aveva il monoposto, però Luna voleva fare un giro e quindi è salita dietro di lui con una sella improvvisata fatta con un pile. Come te l'ha legato? Non l'ha legato. Ah, non l'ha legato? No. Un pile appoggiato lì a pallottolato. Ho legato un pile dove mi sono seduta sopra e è molto comodo. Vabbè, vuoi raccontare qualcosa del 1290, come ti sei trovata dietro? Visto che eri un po' emozionata, alla fine tra il raduno, tutte le persone per noi, c'era un po' di emozione comunque. Quindi sei stata abbastanza zitta e ti sei goduta il giro. Ma sì, anche perché vabbè, giro di poco. Quindi non ho avuto neanche 5 minuti. Vabbè, 5 minuti. Allora, per quel che ho potuto capire in 5 minuti da passeggera. Sì, in effetti 5 minuti non sono molti per capire. Esatto. Cioè, non si capisce niente in 5 minuti. Beh, esatto. È solo una sensazione. Esatto, una sensazione. La sensazione mia è che la moto mi è sembrata abbastanza rigida. Va bene per fare un viaggio lungo in due, secondo te? Cioè, dipende sempre uno che soglia di sopportazione esatto, ha. Esatto, sì. Io lo farei un viaggio lungo sul 1290. Tu faresti un viaggio lungo, però bisogna sempre vedere una quanto è disposta a sopportare. Alla fine la sella è abbastanza piccola. Sì. Cioè, lo spazio è limitato. Non è che dici mi faccio 600 km e torno a casa fresca come una rosa. No. Comunque ti massacra. Non è una moto touring. Il 1290 non è sicuramente una moto touring come un GS, dove puoi stare bellamente seduta dietro, comoda. Quindi
un viaggio lungo lo potete fare, però non dovete... Cioè, se lo fai un giorno, esatto. Se fai 3 giorni di fila ti serve il fisioterapista. Esatto, ma come tutte le moto di questo genere qua. Sì, naked, super sportive. Esatto. Cioè, il viaggio lo puoi fare, ci sono un sacco di persone che fanno viaggi lunghissimi con queste moto. Noi stessi, da piloti, facciamo viaggi di più giorni, di migliaia di chilometri. Tutto sta in quanto sei predisposto a sopportare il fastidio più che il male, perché alla fine non è che è male, però un po' di fastidio dopo qualche ora inizia a venirti, quindi non è una moto touring, ma è bella proprio per quello. No, la verità è che è una gran moto. L'unica cosa è che, come tutte le moto con così tanti cavalli, il mio dubbio rimane sempre: ma in strada quando mai riuscirò ad usare tutti questi cavalli? Non sono troppi? So che non c'è mai troppi cavalli, però cioè sei sempre fuori dai limiti, sempre. Appena giri un pochino l'acceleratore, anche in seconda, sei oltre qualunque tipo di limite. Perciò è una gran moto, bisogna saperla usare, soprattutto con testa, perché se vai su inizia a fare il fenomeno, non va presa come prima moto, quello sicuro. Che leggevo in qualche gruppo: ma se prendessi il 1290 come prima moto? Ma secondo me non è una grande idea, ragazzi. Magari già un 690, se non volete partire dal 390, già un 690 va meglio come prima moto, un 790 se avete un po' di testa. Il 1290 come prima moto, ecco, io mi sentirei di sconsigliarvelo. Esatto. E se non hai esperienza e arrivi in curva, acceleri quel pochino di troppo, anche se i controlli elettronici, qualcosa succede. Se poi li disattivi, ciao. Stavo facendo un sorpasso, appena sono uscito dalla macchina ho toccato l'acceleratore e si stava alzando, quindi bisogna sapere cosa si sta guidando. Detto questo, vi lasciamo alla seconda parte del video in cui Luna sale da passeggera seduta su un pile. Buona visione. Io probabilmente non commenterò perché mi cagherò sotto, quindi commento io. Esatto, commenta. Si può urlare da solo? Aspetta, ma ci arrivo! Non ci arrivo! Aspetta! Dove vado? Che comodo! Dai, comodo! 5 stelle! Improvvisata non va bene! Come improvvisata non va bene! Bello! Sicuramente è meglio dei ferri! Non voglio morire! Aspetta, ma come faccio a scendere? Mi sei salita! Aspetta. Minchia, no, io non ce la farei mai a guidare così. Che non sta mangiando. Porca vacca! No, minchia, spinge un botto. Non era forte. Non era forte? No, bella. Hai parlato almeno? Ho parlato. Stavo addosso. Ciao fans. Ciao fans, siamo tornati poco fa dal raduno. Bellissimo. Il nostro raduno. Ci siamo fatti la doccia. Sapete che nel video dell'ultima parte vi dicevamo che dovevamo farci la doccia? Ma gliel'avevamo detto. Tu mi dicevi, non gliene frega niente. Esatto. Vabbè, noi gliel'abbiamo detto comunque. Adesso ce la siamo fatta e volevamo dirvi che il 1290 è veramente tanta bellissimo, roba. Bellissimo, pazzesco. Tu mi sei trovato dietro. Sono cagato di mano. Vabbè, io ho visto le riprese, Manuel andava, cioè andava normale, non è che andava forte. No, però non avevo il sellino. Cioè avevo un pile come sellino. Quello effettivamente poteva essere un problema. Comunque, se non costasse così tanto, ce l'avrei anche in garage. Ci vediamo prossimamente con un altro test ride. Ciao fans!